Ciao a tutti e bentornati all'Apice del Football. Oggi torniamo a parlare di NFL, torniamo a parlare della settimana che verrà e parliamo della settimana numero 2. Quindi iniziamo subito con una piccola precisazione. Io sto registrando questo video di giovedì sera mentre aspetto che inizi la partita, che inizierà tra un paio d'ore circa, e ovviamente non farò la predizione della partita di giovedì, visto che questo video verrà postato domani, che per voi è venerdì, e non potrò fare neanche l'analisi della partita perché nel momento in cui io sto iniziando il video, la partita non è ancora successa. Tra l'altro, scusatemi se durante il video mi capitasse di dire cose che poi vengono smentite col tempo. Se io parlo magari di Daniel Jones che fa molti fumble e poi tra 2 ore fa la partita della vita in cui si dimostra il miglior quarterback che ci fosse mai stato, che ci sia mai stato, allora concedetemelo, non posso leggere nel futuro, quindi non lo so quello che succederà alla partita di stasera. Non so se la partita di stasera cambierà qualcosa riguardo alle partite di domenica e di lunedì che andremo a vedere adesso. Quindi abbiamo già dilungato fin troppo questa introduzione alla settimana numero 2 e quindi iniziamo subito a parlare di Bills Dolphins. Iniziamo quindi con le partite delle 7. Iniziamo con un piccolo cenno storico. L'anno scorso i Bills e i Dolphins sono incontrati nell'ultima settimana della stagione, ossia settimana 17 della regular season. Ebbene, i Bills erano già sicuri ai playoff, quindi non avevano nulla da perdere. I Dolphins invece erano alla partita che poteva permettere loro l'ingresso ai playoff se avessero vinto, quindi i Dolphins avevano tutto da perdere. Ebbene, i Bills hanno distrutto i Dolphins 56 a 26, se non mi sbaglio, e i Bills avevano messo in campo i loro titolari soltanto nella prima metà della partita. Quindi vedremo se la cosa verrà replicata quest'anno. Sappiamo che non abbiamo visto i migliori Bills la settimana scorsa contro gli Steelers, abbiamo visto Josh Allen molto messo a dura prova dalla pressione degli Steelers, ma non solo dalla pressione, ma anche dalla loro capacità di coprire, perché Josh Allen sì, si metteva in posizione per lanciare, però i ricevitori spesso erano coperti. Poi effettivamente questa difesa gli ha dato forse un pochino fastidio, anche per il fatto che comunque anche quando c'era qualcuno di libero, spesso sbagliava a lanciare, non faceva lanci abbastanza precisi, qualcosa di molto diverso rispetto a come abbiamo visto Josh Allen l'anno scorso. Ora, non penso che questo sia Josh Allen che vedremo quest'anno, penso solo che abbia molto da dimostrare in questa partita contro i Dolphins. La difesa dei Dolphins non è una difesa facile, perché è una difesa molto ingegnosa e difficile da prevedere. Flores cerca sempre di tirare fuori una difesa strana in modo da destabilizzare i quarterback avversari, quindi non è una buona difesa con cui giocare. Quindi bisogna notare anche questo. Comunque non è la difesa degli Steelers, quindi anche lì si migliora. Parliamo della difesa dei Bills. È stata buona nella copertura, è riuscita a fermare abbastanza bene l'attacco degli Steelers la settimana scorsa, specialmente all'inizio, compresa la corsa, quindi dovrebbe fare abbastanza bene contro i Dolphins, che hanno un'offensive line davvero scarsa. Tua ovviamente non può neanche reggere bene all'interno di quell'offensive line. Già non è un quarterback che di suo non dà molto, o almeno non ci ha fatto vedere tanto. In più un'offensive line che non regge, quindi la difesa di Bills dovrebbe avere abbastanza gioco facile contro questa offensive line e contro questo quarterback. I Dolphins hanno dei buoni ricevitori, quello sicuramente. Torna anche Will Fuller, quindi vedremo un buon secondario dei Bills, che era stato classificato come quarto in tutta la lega da parte di PFF. Avrà le mani molto impegnate in questo corpo di ricevitori, che è piuttosto ampio. Parliamo di Devante Parker, parliamo di Jalen Waddle, parliamo di Will Fuller, che abbiamo detto torna questa settimana, quindi ci sono molti talenti da vedere. Spostiamoci, parliamo di 49ers contro Eagles. I 49ers hanno mostrato un attacco in grado di far muovere la palla molto bene contro i Lions la settimana scorsa, però una difesa che
ha lasciato davvero molto a desiderare, si è rilassata molto, specialmente alla fine, ha permesso ai Lions di ritornare in partita e quasi di raggiungerli. Quindi ci aspettiamo una difesa che contro gli Eagles cercherà di essere un pochino più reattiva. È vero che hanno perso il loro defensive coordinator, però è importante rimanere in gioco. Gli Eagles erano dati come una delle squadre peggiori della Lega da molti power ranking e la settimana scorsa si sono fatti davvero vedere contro i Falcons. Però erano davvero gli Eagles che erano così bravi o erano i Falcons che erano così scarsi? Probabilmente un misto di entrambe le cose. Hurts ci ha fatto vedere molto, ci ha fatto vedere le buone connessioni con Devonta Smith, la loro scelta al primo giro di quest'anno, con Miles Sanders che ha fatto bene, con Jalen Reagor che l'anno scorso aveva fatto male, aveva avuto qualche problema personale, quest'anno sembra essere tornato molto bene. La difesa degli Eagles aveva fatto molto bene a fermare i Falcons. Ricordiamo che Kyle Pitts per i Falcons non aveva fatto molto e che Matt Ryan si era trovato spesso sotto pressione per via di una buona pressione da parte degli Eagles. Quindi gli Eagles avevano effettivamente giocato bene. I 49ers come difesa avevano comunque lasciato più di 300 yard lanciate a Goff, avevano lasciato che la corsa andasse piuttosto bene, quindi questa difesa doveva fare un passo in più. L'attacco si è mosso bene, abbiamo visto un pochino di Trey Lance, però giusto messo così come gadget, diciamo niente di più. Deebo Samuel ha fatto sicuramente molto bene, immagino che sarà più coperto dagli Eagles rispetto a quanto era dai Lions. Kittle ha fatto ovviamente una buona partita, quindi come partita non dovrebbe esserci grande storia. Comunque, per quanto abbiano fatto bene gli Eagles la settimana scorsa, comunque ancora li considererei una squadra inferiore rispetto ai 49ers. Questa è di sicuro la loro settimana per dimostrare di essere una squadra seria, con serie ambizioni. Poche persone avrebbero detto che in questa partita entrambe le squadre sarebbero arrivate imbattute, quindi entrambe le squadre 1-0. I Raiders hanno portato avanti una eroica battaglia contro i Ravens al Monday Night Football. All'inizio sono andati piuttosto lenti, così come gli Steelers in attacco, e entrambe le squadre nella seconda metà hanno dimostrato molto di più. In particolare nell'ultimo quarto entrambe le squadre hanno fatto un passo avanti in attacco. Derek Carr è riuscito a uscire forse dalla mentalità di Darren Waller, che lo ha portato a cercare solo lui, nonostante fosse spesso in tripla copertura per tutta la partita, e nell'ultimo quarto ha cercato anche altri ricevitori e la cosa è andata sicuramente molto bene. Un'idea, Hunter Renfrow, secondo me, ha fatto bene, l'ha cercato più degli altri già dall'inizio, va detto, però ha fatto molto bene. Dalla parte degli Steelers, Big Ben e quell'offensive line ci hanno messo un po' a entrare nel gioco, e anche Najee Harris con il gioco di corsa ha iniziato a funzionare soltanto verso la fine. Però verso la fine l'attacco di Steelers ha iniziato a ingranare. Quindi entrambe queste squadre hanno iniziato in modo lento. Entrambe queste squadre non hanno la grande offensive line, quindi potremo vedere che entrambe le difese, entrambi i pass rush che si sono fatti molto vedere, ci faranno vedere anche in questa partita. Ora, credo che stiamo parlando di passaggi completamente diversi. Stiamo parlando. Yannick Ngakoue può essere buono, ma secondo me non è a livello di TJ Watt. Alex Highsmith ha fatto vedere molto bene, lo stesso Max Crosby ha fatto vedere molto bene. Quindi entrambi questi quarterback potrebbero subire molto. Il secondario dei Raiders ha lasciato, secondo me, molto a desiderare contro i Ravens, ha permesso molti completi di Lamar che non dovevano essere concessi. Il secondario degli Steelers è stato un pochino più aggressivo, direi che ha coperto molto bene i ricevitori dei Bills, che non sono niente di facile a coprire. Stiamo parlando per esempio di Stephon Diggs, hanno preso Emmanuel Sanders, quindi se contiamo anche Cole Beasley, hanno molti giocatori di cui occuparsi. Ovviamente la difesa degli Steelers deve occuparsi però anche del gioco della corsa, che non era il punto forte dei Bills, ma che invece con Josh Jacobs è piuttosto sviluppato all'interno dei Raiders. Come partita, i Raiders potrebbero in questa partita mostrarci effettivamente che sono una squadra da prendere sul serio. Verso la fine della partita scorsa,
si sono mossi bene, però secondo me il punto è che i Ravens erano in una brutta situazione in termini di roster. Non credo che gli Steelers avranno la stessa difficoltà a battere Las Vegas. Spostiamoci a Indianapolis e vediamo i Rams che giocano contro i Colts. Partiamo dai Rams perché bisogna assolutamente parlare della grandissima prestazione che Matthew Stafford ha fatto la settimana scorsa, con un passer rating quasi perfetto di 156. Passer rating è praticamente perfetto. Matthew Stafford ha fatto benissimo, secondo me è attualmente primo nella corsa all'MVP. Grandissima partita. Certo, è presto per parlare di MVP, ovviamente, non si può parlare seriamente di candidati all'MVP per almeno 2 mesi ancora. Però ha fatto davvero benissimo, sono molto emozionata di vedere come farà questa settimana. Ho sentito che ho letto. Ho visto, non lo so, da qualche parte che Matthew Stafford e Cooper Kupp, attenti se ce l'avete al fantasy, arrivano allo stadio per allenarsi 2 ore prima degli altri, fanno colazione insieme e parlano delle tattiche, di come si possono muovere, poi si allenano insieme. Questo tipo di chimica è molto importante e effettivamente nella partita scorsa si è vista. Per quanto riguarda i Colts, non sono stati fortunati per adesso perché hanno avuto diversi infortuni. Comunque, l'offensive line non mi è sembrata al massimo e questo è un problema contro una defensive line dominante come quella dei Rams. I loro wide receiver ancora non sono grandi wide receiver. Uno, mancano le stelle e stiamo parlando di un secondario molto forte, partendo da Jalen Ramsey che ti copre quasi chiunque senza problemi. Quindi stiamo parlando del più grande cornerback della Lega. Non credo che avrà molti problemi contro i ricevitori dei Colts. Carson Wentz, secondo me, onestamente, ha fatto piuttosto bene, ma più che altro dell'attacco dobbiamo occuparci della difesa dei Colts. La difesa dei Colts ha fatto davvero male la settimana scorsa e è una difesa che comunque si è dimostrata abbastanza affidabile l'anno scorso, cioè aspettiamo che ritorni a quel livello lì di affidabilità. Ora, io credo che poche persone si aspettano che i Colts vincano in questa partita, ma è molto importante cercare di capire a che livello possono raggiungere, possono essere competitivi per la loro divisione. Per il momento soltanto una squadra in quella divisione ha vinto e sono i Texans. Spostiamoci e parliamo di Saints e dei Saints che giocano contro i Panthers. Partiamo dai Panthers. Non sarà una partita facile per loro perché arrivano da una vittoria contro i Jets. Sam Darnold ha fatto una buona partita contro i Jets, però non sarà altrettanto facile contro la difesa dei Saints, che è davvero molto forte. Si è dimostrato sicuramente molto forte la settimana scorsa. Il secondario dominante, i Saints giocano in un modo tale per cui non vogliono mai lasciare un vuoto in nessuna parte del campo. Al contrario, invece, la difesa dei Panthers è molto più ingegnosa, si basa molto di più sul talento individuale dei giocatori, cercando di tirar fuori qualcosa dove qualcosa magari non c'è. Quindi sono due tipi molto diversi. Uno gioca in modo più fisico e sono i Saints, uno gioca in modo più ingegnoso e sono i Panthers. Quindi due difese molto diverse. Quindi James Winston ha un'offensive line molto forte e non è stato, dalla partita scorsa non ha visto di pass rush, mentre i Panthers non sono messi poi così male come pass rush. Di sicuro hanno dato filo da torcere a Zach Wilson la settimana scorsa. Per quanto riguarda il secondario di Saints, avrà una buona partita perché dovrà coprire i ricevitori dei Panthers che sono effettivamente molto forti e molto vari. Quindi i Panthers hanno molte armi offensive, per non parlare di Christian McCaffrey, che è praticamente inarrestabile sia nella corsa sia nel passaggio. Analogamente, però, se ne può parlare forse un pochino meno, però, di Alvin Kamara, che è altrettanto, non altrettanto, però anche lui forte sia nella corsa sia nel passaggio. Ovviamente nessuno è eclettico quanto Christian McCaffrey, però Alvin Kamara è forse il giocatore che più gli va vicino come tra tutti i running back della Lega. Di sicuro la offensive line dei Panthers non ha avuto la necessità di dimostrare molto e di sicuro è stata una parte che dava molti dubbi ai tifosi Panthers in questa offseason. Quindi contro la difesa dominante come quella dei Saints, questo sarà il momento di dimostrare che lavoro si è fatto sull'offensive line nell'offseason.
Arriviamo a noi e parliamo ovviamente in modo, cerco di mantenere un tono disinteressato, mettiamola così. Io sono convinta che i Browns sia una squadra molto forte, che ha dimostrato molto la settimana scorsa. Ovviamente la vittoria ci mette in una condizione non particolarmente favorevole, pensando ai playoff di gennaio. Quindi in quell'ottica perdere una partita contro i Chiefs è stato particolarmente pesante, perché ci mette in un passo indietro rispetto a loro in ottica playoff. In ottica regular season, invece, i miei Browns mi sono piaciuti davvero molto. Ritengo che se abbiamo dei buchi, e sicuramente ce li abbiamo, sono buchi che miglioreranno andando avanti nell'anno. Prima di tutto, parliamo dei linebacker che hanno lasciato molto a desiderare. Anthony Walker doveva essere il nostro salvatore e è stato pessimo in copertura, specialmente contro Travis Kelce. Jeremiah Owusu-Koramoah è un rookie, quindi è ancora presto per dire qualcosa, vedremo come agirà. Di sicuro questo è un buon momento per far avere un pochino di esperienza la nostra difesa. Di sicuro partire con una difesa nuova contro i Chiefs non è stato facile. I Texans sono una squadra che è data praticamente morta da chiunque. Sono molto contenta di aver visto che sono arrivati in campo contro i Jaguars in modo molto aggressivo, con l'idea di vincere. Sono molto contenta. E ovviamente io voglio che i Browns vincano questa partita. Detto quello, vorrei tanto che i Texans portassero avanti un po' di carattere, che dimostrassero a tutti noi che abbiamo detto che erano una squadra morta, dimostrassero che loro invece hanno delle possibilità, non dico da playoff, ma di portare avanti quelle magari 4-5 vittorie. Ovviamente non voglio che ci battano, perché mi farebbero venire molti dubbi anche riguardo noi in quel caso, però vorrei che si dimostrassero molto più forti di quello che tutti noi ci aspettiamo. Un paio di nomi da guardare: ovviamente abbiamo Tyrod Taylor per i Texans e Brandin Cooks, che hanno fatto bene settimana scorsa. Per i Browns, Baker Mayfield ha fatto, credo, una bellissima, bellissima partita settimana scorsa, ha dimostrato di essere un ottimo quarterback, top 15 della Lega, se non top 10, basandomi sulla settimana scorsa, quindi sono molto contenta di quello che ho visto. OBJ sfortunatamente ancora non rientrerà e io non lo so quando rientrerà. Di sicuro ci serve, non tanto adesso quanto nelle settimane dalla settima, ottava in poi. Iniziamo a giocare le partite di divisione, quindi lì sarebbe molto importante riaverlo indietro. Rimaniamo nella mia divisione e parliamo dei Bengals che vanno a Chicago a giocare contro i Bears. Allora, i Bengals sono una squadra che ha sorpreso molti la settimana scorsa giocando contro i Vikings, e io sono contenta per loro, perché a me i Bengals onestamente piacciono come compagni di Ohio. Joe Burrow ha giocato bene, Ja'Marr Chase ha mostrato tutto quello che non aveva mostrato in preseason, Joe Mixon ha avuto un'ottima partita contro la difesa dei Vikings, quindi di sicuro tutto questo ha funzionato. La loro difesa non ha fatto poi così altrettanto bene, perché è stata molto buona contro la corsa, ha limitato Dalvin Cook a 60 circa yard e corse, mentre però ha concesso più di 300 yard a Kirk Cousins. Però il loro pass rush ha cercato di fare un pochino di pressione, ci è abbastanza riuscita, mettendo l'esterno della linea dei Vikings abbastanza sotto pressione. Parliamo adesso dei Bears. I Bears giocavano in una brutta situazione, perché giocavano contro i Rams. Ovviamente poche squadre possono fare qualcosa di serio contro la difesa dei Rams. I Bears, per quanto fossero in grado di muovere la palla, comunque hanno avuto dei limiti in quello che riuscivano a fare, specialmente nella red zone. Andy Dalton comunque mi è sembrato abbastanza solido. Abbiamo visto Justin Fields, però qui e là, quindi non molto da dire. La cosa positiva è che David Montgomery ha avuto una grande partita contro la difesa dei Rams, quindi una sorpresa. Sicuramente buono per chi c'è al fantasy. Vedremo
Vedremo cosa potrà fare contro la difesa dei Bengals, che di sicuro fa passare di più rispetto alla difesa dei Rams. Partita non così interessante sarà saranno i Broncos che giocano contro i Jaguars. I Jaguars hanno fatto onestamente molto male la settimana scorsa contro i Texans. Molte persone hanno già iniziato, e già onestamente prima di quella partita, iniziavano a dubitare di Urban Meyer, l'ex coach dell'Ohio State, che era il suo primo anno. Effettivamente è iniziata molto male anche per il quarterback Trevor Lawrence, che ha tirato tre brutti brutti intercetti, però vabbè, era la sua prima partita, bisogna concederglielo. Prima di iniziare a dire che è un bust, quindi che è un giocatore che sembrava buono ma che in realtà non lo è, diamogli qualche partita, diamogli il tempo di avere qualcosa e il tempo di lasciare che i suoi ricevitori si liberino, cosa che non sono stati in grado di fare la volta scorsa. I Broncos invece hanno mostrato di avere una difesa davvero molto forte e questo onestamente un po' ce l'aspettavamo, basandoci sul talento che hanno preso e sul talento che già avevano, quindi la difesa dei Broncos sicuramente fortissimo. L'attacco mi ha lasciato molto più a desiderare. Innanzitutto Jerry Jeudy si è fatto male e peccato perché aveva un'ottima connessione con Teddy Bridgewater. Poi la corsa secondo me è andata male. Melvin Ingram ha delle buone statistiche, ma soltanto perché ha fatto quella corsa assurda di 70 yard. Tolto quello, non è niente di speciale. Teddy Bridgewater ha fatto bene, sì, però essendo Teddy Bridgewater io aspetterei prima di dire che i Broncos hanno trovato la loro soluzione. Spostiamoci e guardiamo una squadra che ha ricevuto una brutta delusione come i Vikings contro una squadra che invece ha fatto un'ottima partita come i Cardinals. I Vikings hanno perso ai supplementari contro i Bengals dopo una partita in cui la loro difesa ha concesso tanto, ha concesso molte yard a Joe Mixon e ha concesso più di 300 yard lanciate a Joe Burrow. Tra l'altro con un'offensive line che notoriamente non era forte, quella dei Bengals, non è riuscita a fare abbastanza pressione a questo quarterback. Non credo che lo stesso problema si porrà ai Cardinals. I Cardinals sono stati in grado di fare davvero molta, molta pressione a Ryan Tannehill, 6 sack a Tannehill, se non mi sbaglio, tutti, tra l'altro credo, dalla stessa parte, tutti di Chandler Jones addirittura, se non mi sbaglio, non so se Chandler Jones ne ha avuti 5 o 6, comunque questo tipo di pass rush dominante, se riuscirà a essere portato anche in questa partita, potrebbe far davvero, davvero male a Kirk Cousins, perché anche i Vikings non sono fortissimi sui loro tackle esterni. Ricordiamo inoltre che i Cardinals sono riusciti a mantenere Derrick Henry sotto le 50 yard, le 60, scusate, sotto le 60 yard, quindi non credo che. Quindi credo che riusciranno a fare la stessa cosa, diciamolo, con Dalvin Cook. Ora, la linea dei Vikings è sempre stata più forte a proteggere, ad aprire buchi per la corsa piuttosto che a proteggere per il passaggio. Quindi possiamo aspettarci che Dalvin Cook faccia meglio di Derrick Henry? Sì. Non è detto però che questo succeda. Questa è la partita in cui vediamo effettivamente se i Cardinals sono una cosa vera o se hanno fatto solo bene quella volta contro i Titans, perché ricordiamo che hanno distrutto i Titans, quindi penso che i Cardinals vinceranno, sì. Penso che i Cardinals distruggeranno, quello no, non credo, non credo che una squadra possa mantenere quel livello di dominio in tutte le sue partite. Parlando dei Titans, i Titans giocano contro i Seahawks, quindi un'altra squadra della NFC West. Altra brutta partita. La difesa dei Seahawks non è stata poi così male la settimana scorsa e sappiamo che la difesa era il jolly che poteva cambiare davvero l'ago della bilancia. Russell Wilson ha fatto molto bene, ma Russell Wilson fa sempre bene all'inizio dell'anno. Ha trovato DK Metcalf, ha trovato Tyler Lockett, quindi le cose sono andate molto bene per i Seahawks. È anche vero che giocavano contro i Colts. Teoricamente i Titans sono partiti da questa off-season dicendo che loro erano più forti, sono riusciti a vincere contro i Colts la divisione l'anno scorso, hanno fatto meglio ai playoff, quindi in teoria i Titans si sono presentati come più forti. La settimana scorsa l'offensive line dei Titans è stata molto negligente nei confronti del loro dovere di proteggere il loro quarterback, credo che sia stato colpito 10 volte,
Sack, se effettivamente se era lui. Julio Jones portato in partita per aiutare, in realtà non ha ancora trovato la chimica giusta con Taney, quindi non ha fatto stravedere. Derrick Henry è stato fermato, quindi i Titans hanno tantissimo, tantissimo da dimostrare, perché ci sono, come ci sono le squadre che vanno da ultime a prime, potrebbero esserci squadre che vanno da prime a ultime. Ora, io non sarei così catastrofica, però è vero che se riuscissero a battere i Seahawks, potrebbero mettere a tacere davvero tante voci che circolano dopo la loro catastrofica sconfitta contro i Cardinals. Adesso ci rifacciamo ovviamente alla maglia che ho. Io ho su adesso la maglia di Justin Herbert, il quarterback dei Chargers. Onestamente mi piacciono entrambe queste squadre e vorrei che entrambe facessero bene. Ho trovato che i Cowboys avessero fatto davvero molto bene la settimana scorsa contro i campioni in carica, i Buccaneers. Dak ha mostrato di essere buono. Ezekiel Elliott non è riuscito a correre molto, però effettivamente la difesa dei Buccaneers è davvero molto forte contro la corsa. La difesa dei Chargers contro la corsa non è assolutamente altrettanto forte, nonostante abbia tenuto abbastanza a bada Antonio Gibson quando hanno giocato contro gli ex Redskins la settimana scorsa. I ricevitori dei Cowboys sono tra i migliori della Lega, forse è il corpo più completo della Lega, e questo darà molti problemi al secondario dei Chargers. I Chargers non hanno come talento una squadra fortissima in difesa, però va detto che Brandon Staley ha mostrato davvero tantissimo la settimana scorsa, ha mostrato una difesa dei Chargers che può essere dominante. Derwin James ha fatto una partita incredibile. Ricordiamo Derwin James, lo strong safety dei Chargers, però va detto che anche la difesa dei Cowboys non ha fatto poi così male, eccezione fatta per il loro secondario. Se non consideriamo Trevon Diggs, il secondario dei Cowboys ha lasciato molto. E in questa condizione, se si presentano con solo Trevon Diggs di forte, incontrano una squadra di Chargers che in attacco sta iniziando a girare piuttosto bene. Ovviamente hanno Justin Herbert, un grandissimo quarterback in attacco, con una linea che si è dimostrata dominante, e adesso faccio una parentesi per dire che Rashawn Slater è stato più che dominante in quella partita e non è stato messo tra i rookie della settimana, neanche nominato, per non dire vincitore, e questa è una cosa assurda. I Chargers hanno un attacco con molti ricevitori, partendo ovviamente da Keenan Allen, che riesce sempre a essere un wide receiver 1 dominante. I Cowboys abbiamo detto che sono riusciti comunque a fare una buona, a portare avanti un buon attacco contro i Buccaneers, però è vero che sono stati aiutati un po' anche dalla fortuna e da un buon gioco della loro difesa, provocando diversi errori ai Buccaneers che li hanno aiutati a mantenersi in partita. Ora, io non credo che i Cowboys siano ancora a livello da essere dei seri contendenti per il titolo insieme ai Buccaneers, tuttavia potrebbero dare del filo da torcere ai Chargers. Ricordo che i Chargers arrivano vincitori in questa partita. Sunday Night Football, molto interessante. I Chiefs giocano contro i Ravens a Baltimora. Qui mi sentirete dire una cosa che raramente mi sentirete dire in futuro. In questa partita, ve lo dico, io tiferò Ravens. Lo so che c'è una rivalità tra i Browns e i Ravens, ne sono completamente cosciente, però onestamente mi dispiace molto per come i Ravens siano messi. Hanno perso davvero tante persone fondamentali, tutte insieme, tutte alla fine, e quindi vorrei davvero vedere i Ravens in qualche modo metterlo insieme e diventare una squadra forte. E onestamente non mi dispiace neanche l'idea che comunque l'AFC North si mantenga una divisione molto dominante, e se i Ravens iniziano a perdere colpi perché non hanno più giocatori da mettere in campo, mi dispiace. Ho visto comunque che Lamar è riuscito a collegarsi a Sammy Watkins qualche volta la settimana scorsa. Vorrei vedere quella cosa migliorare. Lamar ha ricevuto un sacco d'odio e tuttora riceve un sacco d'odio per il fatto che non ha mai lanciato più di 250 yard in una partita. Lo so che è una bruttissima, bruttissima statistica, però vorrei vederlo fare quel passo in più per evitare tutto l'odio che sta ricevendo. I Chiefs invece ricevono nient'altro che amore. La loro difesa è stata abbastanza scarsa la settimana scorsa,
per quello che ci aspetta da una squadra come la loro. Tornerà però Matthew, che di cui di sicuro è sentita la mancanza settimana scorsa contro i Browns. Quindi vedremo, non dovrebbe essere un problema troppo grosso per loro riuscire a fermare i ricevitori e una corsa che ancora non è riuscita a stabilizzarsi per i Ravens. Essendo i Ravens, credo, in quella sta partita forti underdog, ovviamente devo tifare per loro, anche per questione, forse un pochino, non so, di campanilismo, se la vogliamo mettere così, per una squadra che è della nostra divisione. Altra squadra per la quale bisogna assolutamente tenere sono i Lions, perché ho fatto un ultimo draft questa settimana, quindi è partito in ritardo, e ho deciso che questo qua lo volevo proprio non buttare, però volevo proprio andare a sentimento, volevo mettere quei giocatori che a me piacevano. Ho preso molti rookie che potrebbero fare bene, potrebbero non fare bene, ho preso Peyton Turner, ho preso Kwity Paye e ho preso Jared Goff. Quindi bisogna volere, tanto ho anche Aaron Rodgers in un altro, ma di quello non ne parliamo. Bisogna volere che i Lions facciano bene, che Jared Goff lanci, contando che io ho anche DeAndre Swift in almeno 2 fantasy. Quindi, ragazzi, bisogna tifare Lions nel Monday Night Football. Ovviamente, sì, è vero, i Packers hanno fatto 3 punti, i Lions ne hanno fatti 33. La situazione non è questa. Io mi aspetto che i Packers facciano quel salto di qualità rispetto alla settimana scorsa. Mi aspetto che questa settimana ritornino i Packers di sempre. I Lions si sono mossi bene, ma secondo me perché a un certo punto la difesa dei 49ers ha smesso di provare, almeno in parte. Non mi aspetto che questo sia il caso per la difesa dei Packers, che comunque, cioè, in teoria è una difesa molto buona. E quindi vedremo se i Packers fanno la stessa situazione della settimana scorsa, se dovessero perdere contro i Lions, davvero iniziano ad arrivare tantissime domande che non mi aspettavo di dovermi fare a questo punto della stagione. Un paio di cose per parlare di più dei Lions, perché dei Packers c'è molto poco da dire dopo la settimana scorsa. La loro difesa ha fatto piuttosto male, sia contro la corsa sia contro il passaggio, quindi avremo un pochino più di possibilità per, ovviamente, Aaron Jones, per Davante Adams, però la loro corsa non è andata poi così male. Ovviamente non con DeAndre Swift, ma con altre persone, e sembra quasi che Goff decida di lanciare molto più ai suoi tight end, TJ Hockenson, e ai suoi running back, piuttosto che ai suoi wide receiver, nonostante comunque sia riuscito a creare forse una buona intesa anche con un receiver di cui pochi si aspettavano che avrebbero fatto molto. In particolare quel touchdown a Quintez Cephus mi ha sorpreso tantissimo e mi piace tantissimo che i Lions, nella situazione in cui sono, non si tirino indietro e provino a sperimentare un sacco di cose. Il mio video di analisi pre-partita per la settimana numero 2 finisce qui. Vi ringrazio per aver visto fino ad adesso. Vi auguro una buona settimana di football e buona fortuna per la vostra squadra.